Quale strano posto per trovare un'antica iscrizione. Flamma urit semper. Il fuoco brucerà in eterno. Sembra il titolo di un brutto disco. E allora? Tu credi che l'abbia scritto lui? Può anche darsi. Ragazzi, di che cosa si tratta? Adesso basta. Qual è la tua teoria? Qual è il mistero che si cela qui sotto? Dimmi che è un medaglione celtico del primo secolo. Sì, è sicuramente celtico del primo secolo. Quella è una fibbia celtica. Viva le buste! Viva le buste! Questo doveva essere un insediamento dell'epoca. Guardate, è il dio celtico del sole. Forse siamo su un luogo sacro. E in questo caso si tratterebbe di una scoperta straordinaria. Sì, ma se i romani volevano cancellarne la cultura, perché non hanno distrutto tutto? A meno che questa roba non sia stata sepolta qui dopo la costruzione delle terme. No, andiamo, dille tutto, Gillian. Tieni, al volo. Che cosa ci vedi? È un anello. È celtico. Del primo secolo. Te l'abbiamo detto noi, questo. È contorto, come se fosse stato a contatto con il fuoco. E qui non vedo nessuna traccia di tessuti. Questi oggetti sono reperti di un incendio. I loro antichi proprietari sono stati bruciati. Coraggio, adesso portiamo questa roba sul furgone e poi torniamo qui a scavare. Ci fu una rivolta che venne soffocata nel sangue. Chi l'aveva guidata riuscì a fuggire e i romani bruciarono tutti i villaggi in cui lui potesse nascondersi. Queste sono solo tue deduzioni. Noi lo sappiamo da Marcus Quintanus. Chi è Quintanus? Noi sappiamo solo quello che riportano alcune vecchie scritture dell'epoca, secondo le quali si trattava di un oscuro ingegnere romano che lavorò anche a queste terme. Quando tornò a Roma sembra che abbia fatto una buona carriera in politica e uno dei suoi servi redasse una specie di descrizione della sua vita. Molte pagine andarono perse quando qualche anno dopo scoppiò il famoso incendio di Roma. Lo stesso Quintanus morì tra le fiamme, ma parte della sua biografia si salvò e io ne comprai una copia a un'asta qualche anno fa. Redatta in un latino volgare assolutamente da dimenticare. Ma qualcosa in quel vecchio scritto riuscì a far accorrere in questa parte dell'Inghilterra la nostra cara Gillian. Secondo quella biografia, Quintanus rinchiuse due prigionieri sotto le terme. Uno era donna, una guerriera. O forse solo una contadina. Entrambe le traduzioni sono accettabili. Quindi una donna guerriera celtica è a capo della rivolta che viene soffocata. Ma riesce a salvarsi? E fugge attraverso l'unica via d'uscita rimastale, i cunicoli. Che la porta qui a Bath, dove il villaggio che l'accoglie viene bruciato. Quindi sarebbe stata catturata da Marcus Quintanus e rinchiusa qui. Tre punti per la graziosa ed intuitiva signorina alla mia destra. E si chiamava? Badicca. Oh, stavi andando così bene. Sentite, una traduzione del XVIII secolo trarrebbe in inganno chiunque. È un pezzo meraviglioso. Una moneta icena. Davvero stupenda. D'accordo, allora... Forse all'epoca i Celti vivevano in pace con gli Iceni, o magari commerciavano soltanto con loro. Ma questo è un altro nesso con Budicca, la regina guerriera. Non è una prova. E quindi non hai vinto ancora. Andiamo, prendiamo la roba. Ma Budicca non venne sconfitta in battaglia e non si uccise pur di non essere catturata, credo nelle Midlands. È quello che i romani vollero far credere, ma forse la storia continua.